Ciao a tutti e bentrovati. Allora, siamo arrivati al consueto appuntamento con le letture del mese. Ho appuntato 13 letture sperando di non essermi dimenticata nulla, ma non credo. Per cui penso che dividerò anche questa volta il video in due parti. All'interno, come al solito, ci sono audiolibri. Niente ebook, mi sa, questo mese e libri cartacei, insomma, chi ne, più ne ha più ne metta. E comincerei subito. Comincerei subito con un audiolibro. Un audiolibro che ha avuto un grosso clamore l'anno scorso, mi pare, e si tratta di Tenebre e Ossa, il primo volume di quella che dovrebbe essere la Grisha Trilogy. Dovrebbe essere così. Allora, ero curiosa, sì, perché come al solito quando si urla al miracolo, per quanto riguarda i romanzi magari per ragazzi, young adult fantasy, che vanno un po' di moda, passatemi il termine in questo momento, quando sento dire che sono volumi che escono dalla norma, un po' mi incuriosisco, però cioè, visto che compro talmente tanta roba che già non dovrei comprare, magari non acquisto anche quelli nel dubbio, perché insomma, per ovvi motivi. E quindi l'ho ascoltato in audiolibro. L'ho ascoltato in audiolibro con la mia amica. E allora, parentesi, scusate se sentite un rumore sottofondo, ma nel momento in cui mi sono messa a registrare è arrivato un enorme camion rumorosissimo che non ho capito che cosa stia facendo. E ho aspettato 20 minuti, non se ne va, sta qua sotto. Torniamo a dove eravamo. Eravamo al punto in cui cercavo di esprimere un giudizio sul primo volume della Grisha Trilogy, ovvero Tenebre e Ossa. Io non ho un grande rapporto, cioè non ho un rapporto vasto con il fantasy, quindi non ho tutto questo metro di paragone particolarmente ampio per dire rispetto a quello, rispetto all'altro, meglio, peggio e quant'altro. Quello che vi posso dire è che mi ha abbastanza divertito, che però mi è sembrato particolarmente approssimativo. Non ci sono stati grandi approfondimenti sul mondo, sui personaggi. Oltretutto la protagonista si percepisce che è molto giovane per come si comporta, insomma, penso che riesca ad empatizzare molto meglio una persona che ha un'età diversa dalla mia. Ribadisco, mi sono divertita, l'ho ascoltato volentieri, è stato sicuramente un ascolto distraente e divertente, però adesso stiamo andando avanti perché li abbiamo in audiolibro disponibili sia su Audible che su Storytel, se non sbaglio. Sicuramente i primi due volumi, il terzo forse c'è solo su Audible, però ecco, avessi dovuto decidere al termine della lettura del primo volume, se comprare in cartaceo gli altri due, non credo che lo avrei fatto. Non ho raccontato di che cosa parla, sia perché faccio fatica, sia perché penso che lo sappiano un po' tutti, però in breve ci provo. L'ambientazione e il mondo sono un'ambientazione e un mondo magici, sicuramente, dove c'è come si dice, un ordine sociale per cui ci sono determinati personaggi dotati di poteri di un certo tipo, di un certo altro, alcuni sono più importanti di altri. Com'è che si dice? Una piramide sociale basata sulla tipologia dei poteri di ognuno. C'è un grande nemico fin da subito che dovrà essere affrontato dalla nostra protagonista che, come spesso succede, non pensava di poter essere in grado di affrontare un'avventura del genere. Dopodiché cominciano a inserirsi tutta una serie di personaggi, ribadisco, divertente, secondo me nulla di nuovo. Ho trovato anche dei riferimenti nello specifico ad Hunger Games, che è un po' l'unica cosa che ho letto, perché la mia amica mi parlava anche di Harry Potter, mi pare. Adesso credo che trovare riferimenti ad Harry Potter sia abbastanza facile nella vita, però vabbè. Insomma, non è che mi abbia proprio colpito così tanto, ma andiamo avanti con un libro cartaceo. Sarà difficilissimo perché ho letto una marea di robe meravigliose questo mese. E parliamo adesso dei giorni lunghissimi della nostra infanzia di Laura Fusconi. Allora, io Laura Fusconi ve la consiglio costantemente da quando è uscito il suo primo libro, pubblicato da Fazzi, che si chiama Volo di Paglia.
e appunto avevo sempre solo letto quello perché quello c'era di pubblicato, ma lei è diventata una delle mie autrici del cuore. Il secondo romanzo, I giorni lunghissimi della nostra infanzia, racconta in tre macro blocchi un periodo della vita di tre ragazzini che frequentano la scuola elementare e quindi la semplicità della storia è disarmante, nel senso che sono tre bambini che sono sì collegati l'uno con l'altro, ma non vi spiego quanto e come e da cosa. E semplicemente prendono in analisi un determinato lasso di tempo molto breve, non si sta parlando di anni e eoni, e ne narrano le vicende. Da qui entra in gioco lo stile di scrittura di Laura Fusconi, che per me è uno dei più impattanti emotivamente che abbia mai letto, soprattutto nel panorama italiano contemporaneo. La magia che lei fa, per restare in tema magia, è questa, cioè lei riesce a rendere speciali, riesce a cogliere delle sfumature dell'animo umano in generale, della vita dell'essere umano, che non tutti colgono e che probabilmente neanche noi stessi coglieremmo se non ce le facesse notare lei. Lei ha questo potere pazzesco e io la amo profondamente, non so se si percepisca. Il romanzo costa 17 euro, è edito da Nottetempo, il font è molto grande, per cui è super comodo e sono 300 qualcosa pagine, 303 pagine forse. Assolutamente consigliatissimo, mi raccomando, soprattutto se non conoscete l'autrice, scopritela con Volo di Paglia, con questo, con quello che volete, ma io non posso dire altro, cioè, è una delle migliori in assoluto. Dopodiché, passiamo al libro del mio gruppo di lettura che ho insieme a Chiara di Open Paper su Jonathan Franzen, che si chiama Franzen Mania. Questo avrebbe dovuto essere il libro di, adesso mi sono persa i mesi, però credo aprile, che però alla fine in tantissimi abbiamo letto la prima settimana di maggio, per cui è finito dentro in questo video per questo motivo. Si tratta di Più lontano ancora, che è una raccolta di scritti, quindi non è un romanzo. Allora, punto primo, io faccio fatica con tutto quello che non sia narrativa per una questione di abitudine, nel senso che io leggo praticamente quasi esclusivamente narrativa e quindi non sono allenata a leggere saggistica o qualunque altro genere, critica, biografie, niente. Poi sono capace di leggere, però sapete meglio di me che non è la stessa cosa, no? Quindi già quando c'è un libro che non è un romanzo, un pochino ci metto a entrare nel mood. In più, purtroppo il font di queste edizioni Einaudi è minuscolo con un'interlinea inesistente, e questo non aiuta. In più, non ho particolarmente gradito il fatto che intanto non ci fosse un filo conduttore, nel senso che da quello che avevo letto dalla quarta di copertina sembrava che ci fosse il filo conduttore, e che fosse legato un po' alle idee di Franzen sulla situazione climatica mondiale, e poi lui è un ornitologo, quindi sembrava che c'entrasse molto la natura. In realtà c'entra in alcuni scritti, in altri assolutamente no. Quindi peggio che peggio, questi scritti sono posizionati all'interno del libro in ordine cronologico di scrittura, per cui non è che sono raggruppati per tematica. Quindi tu passi da un argomento a un altro, senza cognizione di causa, e quindi alcuni scritti mi hanno interessato moltissimo, mi sono interessati moltissimo, non so cosa sto dicendo, mi hanno interessata moltissimo, forse era meglio dire, e ce ne sono alcuni molto interessanti. Cioè, la cosa più che mi è piaciuta di più è stato trovare dei riferimenti bibliografici, perché in alcuni scritti, in parecchi scritti, parla del suo stesso rapporto personale umano o professionale anche con altri colleghi scrittori di un certo calibro. Per cui spesso si parla di Fosse Wallace, che era molto amico suo. Si parla di Alice Munro, di
Jonathan Frey, è citato anche una coppia di un duo di scrittori di gialli che adesso c'ero lì, ma non ci arrivo, non ricordo minimamente come si chiamino. Insomma, ci sono tantissimi riferimenti, no? Letterari, bibliografici. In tutto il primo scritto, che è abbastanza lungo, si parla di Robinson Crusoe, per cui questa è stata la cosa che davvero ho apprezzato di questo libro. Il fatto che ci fossero diversi riferimenti e approfondimenti, e infatti ho una piletta di quattro volumi, che tre le avevo già in casa, il quarto è quello, il giallo che vi dicevo, della coppia di scrittori, che ho trovato usato al libraccio, quindi me lo sono acchiappato. Sicuramente mi piacerebbe leggere i libri che lui ha citato. Mi è piaciuto, per quanto l'argomento, insomma, non sia allegrissimo, leggere di Fosse Wallace tramite i suoi occhi, che appunto non sono imparziali, visto che avevano un rapporto così stretto. Però ecco, tante altre cose un po' nonsense, tante altre cose so what, per cui, non lo so, un po' di elucubrazioni, no? Non per forza necessarie. Del font, purtroppo ve l'ho detto, questo costa 11,50 euro, sono 310-320 pagine. Poi, di questo abbiamo già parlato, vado veloce, la ragazza che voleva salvare i libri di Klaus Egerup e Lisa Aesato, è un illustrato che vi ho citato, fa rima tutto quanto, quando abbiamo fatto il video sui libri che parlano di libri, che vi lascio qua sopra nell'angoletto e anche sempre sotto nell'info box, ha delle illustrazioni meravigliose, a parte che, vabbè, già quando aprite il libro, sbam, spero che io stia inquadrando. È una storia molto poetica di questa bimba che scopre che ci sono determinati volumi, anche parecchi, che purtroppo vengono destinati al macero e non apprezza per niente questa scoperta, e insieme alla sua amica, che è anche la bibliotecaria, cercherà un sistema per evitare che le storie finiscano al macero. Molto carino, molto tenero, edito da Rizzoli, costa 18 euro ed è super consigliato. Non vedo un'età di lettura, però insomma avete visto più o meno com'è il genere, no? E va bene, dopodiché, altro amore, infatti io ho fatto questo errore pazzesco, non solo ho letto la Fusconi, ho letto anche la d'Urbano nello stesso mese, e poi nel prossimo video scoprirete la terza autrice che ho sempre amato moltissimo, che ho letto, quindi per scegliere, si dice sempre per scherzare, per giocare, per scegliere il libro migliore di questo mese sarà un parto. Comunque ho letto e ascoltato anche Tre gocce d'acqua di Valentina d'Urbano. Allora, questa, come sempre per quanto riguarda le sue storie, qui si racconta di tre fratelli che fanno parte in realtà di una famiglia allargata, per cui due sono fratelli da parte di un unico genitore, che ora non mi ricordo quale sia, francamente, ma non è quello l'importante. Il terzo, cioè, insomma, rifaccio, uno dei due fratelli è collegato sia alla sorella che al fratello, gli altri due non hanno un genitore in comune, ecco, cioè, più o meno, spero che si capisca. Da qui si parte in una serie, in una sequela di flashback, flash forward, come si chiamano, per cui in un alternarsi di archi temporali, il tutto atto ad arrivare ad un punto principale, ovvero la scomparsa di uno dei fratelli. Non vi dico di più, della scomparsa di uno dei fratelli si sa subito appena si inizia a leggere. Non vi dico nient'altro però, perché il rischio spoiler è veramente dietro l'angolo. I personaggi di Valentina d'Urbano sono caratterizzati in un modo che fa sì che quando finisci il libro ti manchi un pezzo fisicamente, come se non fosse possibile che non ci sia più niente da sapere su questa storia, come per tutte le altre, cioè la stessa identica che il potere di Valentina d'Urbano è questo. Sto assegnando a ognuno degli autori un superpotere, ecco, il suo è questo. Quindi quando finisci un suo libro ti senti completamente disorientata, disarmata e infelice, ma felice contemporaneamente, cioè felice perché hai letto una roba meravigliosa e infelice perché avresti voluto non finisse, ecco.
lei ve la consiglio sempre, quanto prima, appena riesco a finire Isola di Neve, che è l'unico libro suo che mi manca da leggere, faremo un meraviglioso video approfondimento per parlare per delle ore di questa meravigliosa autrice. Il libro è pubblicato da Mondadori, costa, non lo so perché me l'ha regalato mio papà, ma penso intorno ai 19-20, soliti prezzi. Il font è buono, medio-grande sia il font che l'interlinea. Andiamo avanti. Non so più cosa sto facendo, dove sto posando la roba. Vediamo se mi sto dimenticando qualcosa. No, sto andando bene, che brava! Allora, di questo credo di avervi già parlato in più occasioni, quindi non vorrei ammorbarvi, ma ve lo faccio vedere perché è giusto così, di Francesco Caringella, La migliore bugia. La migliore bugia. Questo è uno dei primissimi legal thriller a cui mi sono approcciata e appunto mi sono divertita da morire. È presente anche in audiolibro su Audible, ho visto che stanno uscendo abbastanza, come dire, ravvicinati gli audiolibri rispetto alle uscite fisiche in libreria. E per cui nel caso in cui non abbiate possibilità magari di comprarlo, ve li segnalo gli audiolibri perché è una spesa più bassa, ecco, insomma. E allora, vi dico subito, costa 18 euro, il font è abbastanza comodo perché alla fine, a prescindere dal formato, Mondadori usa bene o male sempre lo stesso font e lo stesso interlinea. Lui è un magistrato, se non erro, giornalista. E scrive questi legal thriller in cui vengono affrontati dei casi di cronaca nera, almeno qua viene affrontato un caso di cronaca nera che purtroppo non ha niente di diverso da quelli che sentiamo narrare ai giornalisti, ai telegiornali e quant'altro. In questo caso non è niente di vero, però insomma le dinamiche sono analoghe e viene dato tantissimo spazio ovviamente a tutta la parte processuale della vicenda. Quando dico mi sono divertita tantissimo, ovviamente non mi sono divertita a pensare alla gente morta ammazzata, ma mi sono divertita a seguire la vicenda processuale. Trovo che sia stata sviluppata molto bene per quanto possano essere, come si dice, per quanta conoscenza io possa avere. E ecco, è stato di grande, grande, grande intrattenimento. Questa collana del giallo Mondadori porta con sé delle perle non indifferenti. L'ultimo libro di cui vorrei parlarvi in questa prima parte delle letture è particolare perché è un testo teatrale. È un testo teatrale che tra l'altro non mi è piaciuto particolarmente, però la premessona che farò sempre quando mi capiterà di parlarvi di testi teatrali, perché adesso faccio un lavoro per cui ogni tanto leggo dei testi teatrali, è che io sono totalmente ignorante, ma non per dircelo perché così poi io mi sento dire ma no, dai, non è vero. Vi giuro, cioè non avevo mai letto un testo teatrale nella mia vita e per cui avendo approcciato questo, mi pare come primo, non mi ricordo, credo di sì, adesso forse sto facendo confusione, però mi pare di aver letto quello per primo da quando ho iniziato a lavorare, non ho capito niente. Mi hanno raccontato di che cosa trattava lo spettacolo perché veniva messo in scena nel momento in cui io lavoravo a teatro e quando io l'ho aperto. Ve l'avrò fatto comparire qua comunque nel frattempo, ci sono rimasta malissimo perché non capivo nulla. È un dialogo tra due personaggi, è un testo di Pascal Rambert, il drammaturgo si chiama così, e veniva recitato tra l'altro in francese da due attori francesi in lingua, e il testo che io ho letto invece era tradotto in italiano. La criticità che ho trovato principalmente è stata l'assenza della punteggiatura. Quindi, non essendoci punteggiatura, facevo fatica a capire. È vero che è suddiviso, lo dice chi sta parlando e avvisa quando cambia l'interlocutore, però l'ho trovato davvero difficoltoso. Non sono abituata a leggere senza punteggiatura, nonostante il volume sia sottile, 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 perché adesso appunto non avendolo sotto mano. Non so dirvi di quante pagine sia, ma è davvero molto rapido, molto, cioè, molto sottile. Ci ho messo tantissimo, cioè ci ho messo 2 sere. Va bene che io ero lì per lavorare, non per leggere il testo, però insomma, quando lo vedi dici, vabbè, questo lo sfoglio così lo finisco. Invece per me non è stato così. Sostanzialmente parla di questi due amanti che devono mettere in scena uno spettacolo. E mentre discutono tra di loro sul da farsi per questo spettacolo,
avviene un qualcosa che non doveva avvenire, ovvero uno legge sul telefono dell'altro qualcosa che non avrebbe dovuto leggere. E quindi sì, dall'argomento principe che era lo spettacolo che dovevano mettere in piedi, l'attenzione si sposta su tutt'altro. Basta, io non so che cos'altro dirvi perché non l'ho apprezzato più di tanto. Purtroppo gli spettacoli non li posso vedere perché io, per farvela breve, sto fuori dal teatro, cioè, a teatro con un banco di libri in vendita. Quindi per quello ogni tanto mi leggo i libri degli spettacoli che vengono portati, no? E quindi non li vedo gli spettacoli, leggo soltanto i testi. Forse vedendo lo spettacolo avrei apprezzato di più, però era in francese, boh, bah, chi lo sa. Non lo so, non sono abituata a parlare di questo genere di cose, quindi non so che cosa si sia capito. In ogni caso, prima esperienza, non benissimo. Però nel prossimo video parleremo di una cosa diversa, che invece è stata una grandissima scoperta. Quindi restate sintonizzati per saperne di più. E allora io non posso far altro anche questa volta che salutarvi, baciarvi, ringraziarvi e abbracciarvi. E stavolta ho rivoluzionato l'ordine delle cose, ma sempre quelle sono. Grazie mille per essere rimasti con me anche oggi e fino a qui. Vi mando un abbraccio gigante e vi do appuntamento alla prossima parte del video. Ciao!